Salve a tutti amici, sono sempre io, ricercatore indipendente Emiliano Babilonia. Sto facendo alcuni test per vedere i campi elettromagnetici come si sono modificati dopo praticamente il periodo delle feste. Prima ci abbiamo avuto un innalzamento delle frequenze del surriscaldamento del corpo e abbiamo avuto anche delle frequenze del surriscaldamento dei centri nervosi centrali. Infatti, molte persone sono state attaccate da queste frequenze e hanno avuto manipolazioni durante il sonno, dopo che sono stati praticamente sottoposti a una sorta di lavaggio del cervello e torture con stato ipnotico e narcolettico. E vi volevo far vedere una cosa molto importante. Vi voglio ricordare che le cuffie insonorizzate che bloccano alcuni tipi di frequenza all'interno dei nostri condotti uditivi sono delle semplici cuffie insonorizzate che vengono utilizzate proprio per fare determinati lavori, il quale questi lavori praticamente creano dei forti rumori all'interno dei condotti uditivi. Infatti, le persone che rilevano determinate frequenze o che sentono determinate voci o determinati suoni provenienti dall'esterno, possono fare dei test utilizzando proprio questo tipo di cuffia, perché il padiglione uditivo viene salvaguardato da questo sistema. Infatti adesso è come se lo sento in ovattato, ma in ambiofonia. Se rilevo praticamente le cuffie, si modificano i miei sensi uditivi, li sento nuovamente in stereofonia. Vi volevo far vedere una cosa che è molto importante, perché molte persone mi hanno detto, dice, ma lei effettua questi test, però vorremmo effettuare praticamente cioè vorremmo venire ai suoi convegni per poter vedere di persona quello che lei fa. Infatti sto facendo questo. Sto cercando di effettuare e creare un convegno a Roma, proprio che parleremo proprio del controllo mentale del sistema MK-Ultra del Manchurian Candidate, e lo faremo intorno a maggio perché ho alcune persone che verranno appositamente a Roma in quel periodo e parleremo proprio di queste argomentazioni e di questi sistemi di arma. Però sarà un convegno che parlerà solo di questo, quindi non è che avremo altre argomentazioni. La cosa importante è che le persone che verranno a Roma e poi seguiranno questa cosa del convegno possono praticamente capire quello che io sto dicendo, cioè le cose che io sto facendo. Allora, aspettate un secondo che facciamo un attimo una cosa importante. Vediamo un attimo se è partita la diretta sul mio canale, perché sembra che ci siano delle persone ritardatarie che dovevano vedere la diretta in tempo reale, perché oggi mi hanno contattato alcune persone e mi hanno detto, dice, vogliamo seguire le sue ricerche. Io ho detto va bene, allora pomeriggio farò dei piccoli test e poi li farò vedere questa sera. Allora, vi voglio far vedere una cosa che è molto importante. Questo è un piccolo analizzatore che rileva le frequenze dei campi elettromagnetici, le frequenze grezze. Io adesso ho un semplice cavetto, non ho utilizzato un'antenna vera e propria, se no avrei amplificato determinate frequenze di disturbo penetranti attraverso l'analizzatore. E quindi voglio far vedere solo le frequenze come si amplificano utilizzando il mio corpo come antenna. E questo purtroppo è uno dei problemi delle vittime del controllo mentale, che captano delle frequenze esterne provenienti proprio dai campi elettromagnetici della corrente elettrica dell'abitazione, oppure captano delle frequenze provenienti a radiotrasmettitori che sono wireless, Bluetooth, ripetitori radio, radar da terra, frequenze radio sparate dai satelliti di spia o frequenze radio sparate dai satelliti in orbita bassa e tanto altro. Guardate, questo è un semplice cavo, io mi collego il corpo a questo cavo, sto spingendo il pulsante, guardate qui come aumentano già tutte le frequenze, guardate, stacco la mano e attacco la mano, aumentano tutte le frequenze.
Non so se state sentendo, c'è un rumore di vibrazione perché questo programma fa sentire quello che a noi ci sparano all'interno della testa. Guardate, io prendo la mano, la avvicino vicino al monitor e si modificano delle frequenze. Io mi avvicino vicino al mouse, guardate quanto è sensibile. Vedete? Guardate, non faccio niente. Questo è quello che ci sparano nel cervello, nella testa, nei conduttori uditivi, perché è un attacco infrasonico. Allora, io l'ho amplificato questo attacco infrasonico facendovi sentire il rumore della corrente alternata amplificato. Purtroppo noi questo rumore ce l'abbiamo nei conduttori uditivi, perché siamo, alcuni di noi, ipersensibili a queste frequenze. Allora, alcune persone dicono di sentire degli anomali acufeni, fischi. Vuol dire che la frequenza è una frequenza alta, ma noi possiamo percepire anche le frequenze basse. Ma loro sanno che le frequenze basse creano vibrazioni. E questo è il loro giochetto. Vi rifaccio rivedere il test in tempo reale. Questa è una semplice antennina collegata a un dispositivo. Questo dispositivo fa interagire il mio corpo con un'antenna per le persone che sono entrate adesso e fa amplificare praticamente il disturbo che penetra nel mio corpo e lo analizza il sistema. Guardate, io metto la mano. Si stanno alzando le frequenze. Adesso prendo la mano, la metto vicino al mouse. E non tocco il mouse, eh? Pensa se lo tocco, guarda se lo tocco. Se io tocco il mouse, salta tutto quanto il sistema, addirittura va in protezione lo strumento. Guardate. Questo è quello che loro ci fanno all'interno dei condotti uditivi. Adesso vi faccio vedere un'altra cosa che è molto importante. Se io ovviamente uso le cuffie, non rilevo più il disturbo proveniente dall'esterno che penetra all'interno dei miei centri nervosi, perché la cuffia acutisce, cioè blocca le frequenze basse che penetrano nei nostri condotti uditivi. E stiamo leggermente meglio. Infatti, utilizzando le cuffie insonorizzate, costano 10 euro, ovviamente le cuffie insonorizzate esterne dal condotto uditivo, non interne al condotto uditivo, perché sennò si amplificano utilizzando una sorta di amplificazione diretta all'interno del padiglione uditivo. Quindi non dovete usare le cuffie interne, ma dovete usare le cuffie esterne. Più utilizzate gli occhiali polarizzati, vi schermate dai condotti uditivi, che venite attaccati attraverso le frequenze infrasoniche, e sia attraverso le frequenze cromatiche che penetrano il vostro cervello. Così la destabilizzazione delle frequenze dei centri nervosi centrali si attenua, cioè praticamente i disturbi diminuiscono e noi ci rilassiamo. Poi vi faccio vedere un'altra cosa che è molto importante. E adesso c'è un cavo della corrente, voglio vedere sul cavo della corrente che cosa succede. Il cavo della corrente, questo è un cavo in corrente continua e quindi si alza poco. Adesso vi faccio vedere un'altra cosa. Questo è un altro programma. Allora, questo programma qui vi fa vedere proprio quale frequenza ci sparano sul nostro corpo. Perché tanta gente non mi crede quando io glielo dico. Guardate, eh? Guardate. Rimetto il dito sul cavo. Il cavo è collegato sempre al dispositivo. E il programma fa da analizzatore. Dito sul cavo. Guardate il display che cosa succede. Guardate. Dito sul cavo. Avete visto che cosa succede? Il suono diminuisce. Ovviamente qui è molto amplificato il suono della corrente elettrica. Ma se io mi metto la mano vicino a un dispositivo trasmittente, il suono aumenta. Guardate le frequenze sull'analizzatore di spettro che aumentano sul nostro corpo, perché è il mio corpo che sta captando queste frequenze.
E se io sono più sensibile ai campi elettromagnetici, rilevo proprio i disturbi derivanti da queste frequenze. La frequenza che amplifica sul mio corpo è una frequenza di 50 Hz e una frequenza di 85 Hz, no, 82 Hz e mezzo. Guardate, vi tocco un'altra volta qui. Si stanno già amplificando le mie frequenze, vuol dire che il mio corpo sta diventando un'antenna e il mio corpo sta trasmettendo, anche se io stacco il cavo, il mio corpo è sempre un'antenna, capta tutti i campi elettromagnetici, tutte le frequenze che vengono sparate all'interno dell'appartamento o all'interno dei luoghi dove vengono amplificati queste frequenze, queste interazioni, queste destabilizzazioni della risonanza sensoriale. Vi faccio vedere un'altra volta il test. Spingo il pulsante, guardate, questo è un semplice jack, non è un pulsante, non è niente, un semplice jack. Guarda. Faccio il contatto, si alzano le frequenze e guardate sul display che quale frequenze si alzano. La frequenza dei 50 Hz, che è quella della corrente elettrica sparata sul nostro corpo, si alza la frequenza di 100 Hz, che è sparata sul nostro corpo, si alza la norma delle frequenze che corrispondono ai 200 Hz e 150 Hz, e poi si alzano alcune frequenze che corrispondono tra, queste potrebbero essere frequenze naturali, in natura, che corrispondono tra i 15 Hz e i 25 Hz. Poi si alza un'altra frequenza che è molto importante, la frequenza dei 5 Hz, che si alza sempre fortissimo. Aspettate che voglio farvi vedere un'altra cosa. Guardate, non posso toccare manco il mouse, talmente è sensibile lo strumento. Voglio farvi vedere anche un'altra cosa. No, questo più alto, ok. Così lo vedete più dettagliato. Questo lo attendiamo un pochettino. Ecco fatto, vediamo adesso. Allora, guardate, questa è la frequenza dei 50 Hz, aspettate un attimo. Allora, la frequenza dei 5 Hz è una frequenza naturale. Aspettate solo un secondo, per vedere. Ok. Allora, il mio corpo sta interagendo con la corrente elettrica all'interno dell'abitazione e già lì ci destabilizzano totalmente. E infatti la frequenza, questa che vedete dritta, vedete questa qui, questa proprio qui, queste sono 50 Hz della corrente elettrica dell'appartamento. Quest'altra frequenza qui è una frequenza di 100 Hz, sempre sparata all'interno dell'appartamento. Quindi vuol dire che ci sono delle frequenze che provengono dall'esterno e che interagiscono con il nostro corpo. Pensate quante frequenze ci creano patologie e destabilizzazioni radiocognitive. Ma chi crea queste tecnologie, chi crea questi sistemi, lo sa. Per questo ci utilizzano come carni umane, per vedere le nostre frequenze fisiologiche, le nostre frequenze cerebrali, come si modificano sparando nell'etere determinate radiofrequenze che creano delle radiopatologie. Facciamo il caso, un esempio. Io soffro di stomaco, un esempio, sparo la frequenza del dolore di stomaco e siccome già soffro di stomaco mi si amplifica il dolore di stomaco. Io ho un disturbo dei denti, mi fanno male i denti. Attenuo con una frequenza anestetica ipnotica o una frequenza antidolorifica i disturbi che ho sul corpo e al momento che mi servono delle persone che vanno a acquistare dei farmaci antidolorifici per il dolore dentale, sparo la frequenza, questo sistema si amplifica nei centri nervosi che noi ci creano praticamente il dolore.
Chi incasserebbe tutti questi miliardi? Le lobby farmaceutiche, chi opera attraverso la sanità e chi opera attraverso la tecnologia e il collaudo di queste tecnologie di controllo e manipolazione cerebrale e manipolazione delle frequenze della risonanza sensoriale nel nostro corpo, la famigerata bioaurea, l'anima artificiale definita da me anima animoide. Noi siamo tutti animoidi, abbiamo quest'aura sul corpo che interagisce con le frequenze esterne e possono manipolare e destabilizzare tutti i nostri parametri fisiologici. Ecco perché molte persone durante la notte non riescono a dormire, ecco perché molte persone si svegliano dalle 3 alle 6 ed ecco perché molte persone fanno dei sogni che sembrano film a realtà virtuale. Guardate, guardate come si vede benissimo adesso, guardate. La frequenza dei 50 Hz è sparata sul mio corpo in modo fortissimo. Poi ci sono le frequenze dei 100 Hz che potrebbe essere un trasmettitore, un misuratore diretto. Le frequenze in natura sono frequenze che non sono stabili. Infatti le frequenze effettuate artificialmente hanno sempre una frequenza fissa. Le frequenze che non sono artificiali, come per esempio la frequenza che va dai 175 Hz fino ai 185 Hz, non è una frequenza stabile. Oppure la frequenza che va dai 265 Hz ai 270 Hz non è una frequenza stabile. Ma queste potrebbero essere pure delle frequenze simulate attraverso degli elettroshock che ci creano di continuo, per creare una sorta di risveglio e poi loro mettono delle frequenze ipnotiche per buttarci giù. Ovviamente come ci buttano giù, ci fanno dormire per una settimana, per 10 giorni, per un mese, il nostro corpo crolla e noi diventiamo degli automi del sistema. Un'altra frequenza che è molto anomala sono le frequenze dai 75 Hz ai 90 Hz. Adesso noi dobbiamo fare questa cosa, che è una cosa molto semplice. Anzi, voi che state ascoltando e che state vedendo il video, andate a vedere a che cosa corrispondono questi tipi di frequenze. Che tipo di patologia creano questi tipi di frequenze? La frequenza dei 50 Hz. Allora, partiamo. La frequenza dei 5 Hz. La frequenza dei 50 Hz. La frequenza che parte dai 75 ai 90 Hz, la frequenza dei 100 Hz. E fino a qui creiamo solo questo, cioè facciamo un'interrogazione del computer per andare a vedere che tipo di patologie creano queste frequenze. E pensate che io non sto utilizzando degli amplificatori, niente, sto utilizzando solamente un'uscita direttamente alle casse, ovviamente con un'amplificazione. Guardate, la mia mano sta toccando. Guardate. Io sto solamente toccando il mouse, guardate. Guardate, con la mano, manco lo tocco, guardate. Pensa quanto è sensibile questo sistema. Si amplifica di tutto, addirittura se tocca il mouse crea una sorta di frequenza che amplifica degli altri parametri. Perché amplifica degli altri parametri? Perché il mouse emana una frequenza elettromagnetica al momento che io, oppure una frequenza elettrostatica, un elettromagnetismo, e al momento che tocco il mouse interagisce con il mio corpo e il mio corpo assorbe questa frequenza, passa questa frequenza attraverso le mie braccia e rientra nell'analizzatore che capta le frequenze elettromagnetiche che vengono sparate attraverso il mio corpo, attraverso i miei centri nervosi centrali. Quindi molte persone mi contattano, dicono non posso stare più vicino alla luce, non posso stare più vicino al wireless, non posso stare più vicino al telefonino. È per questo motivo, perché veniamo bombardati di continuo con questi dispositivi, con queste frequenze sparate sul nostro corpo. E il giochetto è fatto.
Allora, noi se eliminiamo queste frequenze da dentro casa, cioè eliminiamo la corrente dei 50 Hz, la corrente dei 5 Hz e attenuiamo tutte le frequenze possibili e immaginabili, voglio ricordare che all'interno di questo analizzatore noi possiamo captare con un certo tipo di antenna anche la risonanza di Schumann, la risonanza terrestre. Ma guarda caso, la risonanza terrestre. Guardate, guardate che sta succedendo adesso. C'è stata una trasmissione radio proveniente da qualche dispositivo esterno che praticamente si sono amplificate determinate frequenze. Infatti ho sentito come se c'era un'interazione diretta sul dispositivo e le frequenze venivano captate dal mio corpo e si sono trasferite all'interno dell'analizzatore. Pensate che se noi veniamo attaccati con le armi di energia diretta lunghe convogliate sul corpo, con le frequenze scalari, le frequenze millimetriche, con le frequenze elettromagnetiche, l'analizzatore lo rileva. Ma non possiamo andare mica tutto il giorno collegati con le strumentazioni addosso, mica possiamo fare in terapia intensiva. Diventerebbe un problema fare tutto questo. Allora noi abbiamo pensato di fare questo. Al convegno che faremo a Roma, non so se lo faremo a febbraio, dobbiamo ancora decidere, sicuramente lo faremo a febbraio, noi che cosa faremo? Porteremo tutte le strumentazioni nel convegno, perché il convegno non è il classico convegno che io mi metto sul palco e comincio a parlare. No, io salgo sul palco e comincio a dire adesso facciamo questo test, vi faccio vedere come funziona il test, come funzionano questi dispositivi, queste frequenze, che tipo di sistema captano, che tipo di frequenze captano, e poi le persone che vogliono venire vicino al palco per fare un'analisi di persona, per fare un test di persona, così vediamo che tipo di frequenze si amplificano sul corpo, e fatevi il calcolo che quando ho fatto con Massimo Fratini Allerta Globale, il convegno a Roma, che poi è stato pubblicato un articolo proprio che parlava dei miei test e delle mie sperimentazioni in tempo reale, proprio su questi analizzatori che captavano determinate frequenze anomale per non sparare sul nostro corpo. Guardate, ripartire un'altra volta una anomala frequenza, vedete? Però questo potrebbe essere un dispositivo esterno che interagisce con i nostri dispositivi. Ah, non so, voglio fare un test. Voglio fare una cosa, aspettate un attimo, voglio vedere una cosa. Sì. No, questo non lo fa, aspettate un attimo, una cosa. No, meno male. Allora, stavo vedendo l'emissione delle frequenze sparate dai telecomandi. Ovviamente il telecomando spara una piccola frequenza che serve per dare degli impulsi al dispositivo ricevente che sta all'interno della televisione per poter poi cambiare i canali e fare i vari comandi che a noi ci servono. Ho notato una cosa però, che si sente una anomala frequenza elevata. Infatti c'è una frequenza anomala. Aspettate un secondo, visto che ci stiamo. Aspettate un secondo, aspettate un secondo.
Aspettate un secondo, poi faremo il test con l'elettroencefalografo. Voglio vedere un attimo che tipo di frequenza sta interagendo con il mio cervello. Solo per fare un test, non è che dobbiamo fare chissà che, però visto che ci stiamo, facciamo. Intanto è tutto in diretta. Allora, chiudiamo questo analizzatore. Guardate, io non tocco il dispositivo e non si alzano le frequenze. Le uniche due frequenze che si alzano sono i 100 Hz fissi sul nostro fissi che vengono sparati dentro casa e i 50 Hz che vengono sparati dentro casa fissi, che sono le frequenze più forti. Ma se io metto il dito, il nostro corpo fa d'antenna e guardate che cosa succede, si amplificano tutte le frequenze perché il nostro corpo capta e assorbe questi parametri e questo è veramente dannoso per la nostra salute e per il nostro rilassamento. Infatti si vede, vedete, si sono alzate tutte le frequenze in modo molto evidente. Adesso facciamo questo test. Allora, innanzitutto chiudiamo questo programma, chiudiamo quest'altro programma. Allora, attiviamo quest'altro programma qui. Aspettate che aspettate un secondo, che c'è qualcosa che non quadra. Allora, mettiamoci l'elettroencefalografo e vediamo se troviamo la porta giusta. Era questa? Sì, guarda che fortuna abbiamo trovato la porta giusta. Allora, apriamo l'elettroencefalografo, incominciamo ad aprire questo display, regoliamo la capacità. Si vede l'elettroencefalografo o no? E questo è un grosso problema. Allora, vediamo un attimo come risolvere per far vedere l'elettroencefalografo. Abbassiamo la luminosità dello schermo. Vede? Sì, adesso c'è l'elettroencefalografo e si vedono praticamente le frequenze dello schermo. Aspettate che se riesco a dare un secondo, elastica, quando sto qui lo leviamo. Allora, con l'elettroencefalografo adesso il mio corpo sta analizzando altri tipi di frequenze. Infatti, al momento che io mi sono levato il sensore che capta le frequenze mie cerebrali e poi mi devo collegare l'altro sensore all'orecchio, l'elettroencefalografo si è leggermente sballato. Perché praticamente ci sono alcune frequenze che sono saltate. Aspettate un attimo, lo dovevo forse riavviare, perché se no
dovrebbe essere 28, se non sbaglio, perché fa un'analisi particolare. Ecco fatto. Allora, non so se si vede bene, però credo che si veda bene. Aspettate, aspettate, ho capito come fare. Aspettate, eh. No, è uguale, non si vede. Ok. Allora, la cosa essenziale è che le mie frequenze sembrano abbastanza stabili con l'elettroencefalografo. Adesso io mi metto le cuffie, voglio vedere se con le cuffie cambia qualcosa, come ho fatto l'altra volta quando ho fatto il test. Si alza la frequenza dell'attenzione, perché ovviamente sto vedendo il grafico, e si alza la frequenza della meditazione, perché mi si stabilizzano determinate frequenze di disturbi provenienti dall'esterno. Infatti, se vedete l'elettroencefalografo, si stanno tranquillizzando e attenuando le frequenze del mio cervello. Quindi l'arma infrasonica opera attraverso le frequenze uditive, e questo lo sta vedendo l'analizzatore. Vedete come se le frequenze si stanno stabilizzando. Adesso io le levo, leviamo questo e vediamo che cosa succede. Infatti, vedete, i parametri piano piano stanno aumentando. Guardate perché i parametri stanno aumentando in questo momento, perché ho bloccato una arma, una frequenza che destabilizza i miei condotti uditivi, vibrano all'interno dei miei condotti uditivi. Infatti, se vedete, tutte le frequenze si stanno rialzando. Allora, ma quando io do dei consigli alle vittime del controllo neurale, alle persone che vengono sottoposte a queste frequenze, ma perché glieli do? Perché io alzo la mattina e dico: dai, andate a comprare tutti quanti 10 euro di cuffie e mettetele. No, perché ho fatto dei test e mi sono accorto che queste cuffie attenuavano determinati disturbi, attenuavano determinate frequenze del cervello. Bloccavano determinate iperattività, diciamo, del cervello e facevano rilassare il corpo di un individuo, sia attraverso determinate musiche, determinati suoni o determinati colori, perché questa è una cosa importante. Utilizzare la cromoterapia, come voglio fare io al convegno, voglio mettere nella stanza delle luci colorate. Mettere una aromaterapia, sentire degli incensi profumati e mettere la sound therapy per farvi sentire dei suoni. Tutti voi all'interno del convegno diventerete voi stessi testimoni di quello che sto facendo, nel senso di creare una stanza armonica. Tutti quanti insieme vibreremo con le stesse energie. E tutti quanti ci armonizzeremo, tutti quanti. Sarebbe una cosa bellissima, tutti quanti insieme che sentiamo le frequenze della benevolenza, della felicità, della serenità. Sarebbe una cosa bellissima, cioè creare una vibrazione comune, una vibrazione sincronica. Io sto facendo questi test, non dico tutte le sere, ma una sera sì, una sera no, li faccio questi test per capire le variazioni di determinate frequenze e le variazioni di determinate frequenze in un periodo dell'anno, che questa è una cosa molto importante. Io non ho utilizzato adesso gli occhiali polarizzati, ma se utilizzo gli occhiali polarizzati, che non mi ricordo dove sono, aspettate un attimo, vediamo se li troviamo. Eccoli qua gli occhiali polarizzati. Se
Se io utilizzo gli occhiali polarizzati e me li metto, vediamo che cosa succede questa sera se mi metto gli occhiali polarizzati, si stanno attenuando delle frequenze. E infatti, come mi sono messo gli occhiali, alcune frequenze si stanno abbassando. Perché voi dite alcune frequenze si stanno abbassando? Perché la luce, che è un'altra arma a fotoni, interagisce con i nostri occhi, creandoci dei flash, delle destabilizzazioni, perché loro non ci vogliono mai creare le frequenze continue del corpo, le frequenze naturali, ma ci vogliono creare una sorta di elettroshock, tutta la vibrazione, boom, 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 dentro gli occhi, boom, boom, dentro i condotti uditivi, boom, 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 su tutto il corpo, ed ecco come noi diventiamo degli automi del sistema. Allora io, quando ho fatto questi test all'inizio, ho detto: ma com'è possibile che l'occhiale polarizzato mi attenua determinati disturbi? O le cuffie insonorizzate mi attenuano degli altri disturbi? Ma a voi vi risulta che se una persona è malata, o schizofrenica, o bipolare, o ha crisi depressive, o ha manie di persecuzione, se si mette un paio d'occhiali polarizzati, un paio di cuffie insonorizzate, per un certo periodo gli si levano tutti i disturbi? Voi avete mai sentito una cosa del genere? Io non ho mai sentito una cosa del genere. Quindi le patologie non sono le nostre. Noi stiamo bene, ma veniamo manipolati da un sistema che ci crea queste patologie. Allora fatemi il calcolo una cosa. Un telefonino può irradiare una frequenza dai 5 ai 10 metri di raggio. Quindi noi il telefonino non lo dobbiamo mettere vicino al comodino, perché se mettiamo il telefonino vicino al comodino e lo lasciamo acceso, ci arrivano i messaggi di WhatsApp, i messaggi di Viber, i messaggi di YouTube, i messaggi di Facebook, e ci arrivano le mail, ci arrivano le pubblicità, e parte il roaming, e parte il localizzatore GPS, e partono le varie pubblicità attraverso i ponti radio, e parte in continuazione le frequenze per vedere se c'è praticamente la linea o il campo attraverso i vari gestori che operano nelle aree dove noi stazioniamo con il telefonino. E lì arrivano bombardamenti di frequenze. Quando le persone a me mi dicono: io ho il microchip, e ti credo che c'è il microchip, ma il microchip non ce l'avete in testa. Il microchip ce l'avete sul telefonino che vi portate dietro. Il telefonino ha tutto ciò che serve per spiarvi 24 ore su 24. GPS, bussola elettronica, giroscopio, due microfoni ad alta qualità, due telecamere ad alta qualità, impronta digitale, riconoscimento facciale, riconoscimento biometrico, e oltre a una frequenza chiamata la frequenza di soccorso, la frequenza SOS del 112. Quella prende da tutte le parti. In più, non vogliono interfacciare i nuovi telefoni con il 2G, 3G, 4G, 5G, vi rendete conto 5 GHz che vengono sparate nel cervello mentre voi state guidando, mentre state camminando per strada? Vi massacrano il cervello, vi cuociono le cellule cerebrali. Pensate che tutto questo, il telefono capta tutte queste frequenze provenienti dall'esterno con una semplice antennina. Come hanno risolto per il corpo umano per farci captare queste frequenze dall'esterno? Non ve lo siete chiesti? Mettono dei metalli nel cibo, dei metalli, polvere, dei metalli all'interno del particolato delle macchine. Avete capito? Il particolato, la polvere sottile all'interno delle macchine, e si è levata pure la lente. E in più mettono nei vaccini. Guardate, levato gli occhiali,
si stanno amplificando tutte le frequenze. Pensa come una semplice frequenza di luce, una frequenza cromatica, può cambiare determinate frequenze fisiologiche, una stabilizzazione, una destabilizzazione delle nostre frequenze armoniche. Ovviamente molta gente, quando io ho parlato di queste argomentazioni a molti scienziati, luminari, esperti, medici, ho detto guardate che succede questo, questo e questo, e io credo che qualcuno irradi le persone con determinate frequenze e patologie simulate per costringerli a comprare farmaci, ad avere delle dipendenze ed avere delle gravi perdite di capacità di intendere, di volere, frequenze del blocco della memoria temporanea, perdita della capacità di ragionamento logico e amnesie continue. Infatti molte persone ultimamente, quando vado nei centri commerciali o quando vado all'interno dei supermercati, vedo le persone che acquistano un sacco di prodotti, ma a un certo punto, quando stanno per pagare alla cassa, sono arrivati alla cassa per pagare l'ultima cosa, si fermano e dicono oddio, mi sono dimenticato questa cosa, c'ero venuto apposta, ma guarda che strano, E questa cosa non succede una volta, questa cosa succede centinaia di volte, e la gente si dimentica di acquistare l'unico prodotto che magari erano entrati a prendere o ad acquistare all'interno del supermercato. Sarà una coincidenza? Non lo so. Molte persone si dimenticano il telefonino a casa. Ultimamente molte persone il telefonino non se lo dimenticano più. Si dimenticano le chiavi della macchina, si dimenticano il portafoglio. Ma il telefonino molte volte viene dimenticato. Tanti anni fa nessuno pensava di avere il telefonino dietro, pensavano ad avere l'orologio. Adesso l'orologio non ce l'ha quasi più nessuno, ma guai se il telefonino manca, perché il telefonino ti deve controllare, spiare, localizzare, interagire attraverso le tue frequenze fisiologiche, perché rimodulando le frequenze del telefonino possono modificare i nostri parametri fisiologici, neurali e cerebrali. Ho notato che quando stiamo all'interno di luoghi chiusi con i telefonini, le amplificazioni della trasmissione radio del telefonino si deve amplificare il trasmettitore. Perché? Perché il campo della ricezione della trasmissione dati del telefono deve essere sempre eccellente. E questo è un ottimo sistema per rilevare nei luoghi chiusi questi disturbi e patologie, anche attraverso l'amplificazione di questi dispositivi mobili che veniamo, che tutti quanti abbiamo addosso. Se io metto nei vaccini dei metalli, metto del particolato che esce praticamente dalle marmitte delle autovetture, poi metto dei metalli nell'acqua, poi metto dei metalli nelle scie chimiche, noi respiriamo tutti questi metalli e il nostro corpo diventa un'antennina, perché i metalli fanno sì di renderci più recettivi da questi campi elettromagnetici, da questi disturbi, da queste patologie. Come mi sono accorto che queste patologie non interagivano in determinate circostanze sul mio corpo? Tanto semplice. Mi sono fatto una doccia e ho visto che quando stavo sotto la doccia ed ero totalmente bagnato con l'acqua che scorreva in continuazione sul mio corpo, mi si schermavano dei disturbi. Poi questa cosa, la stessa cosa l'ho fatta al mare e mi si schermavano dei disturbi. Allora che cosa ho fatto? Sono sceso sott'acqua in apnea. Un metro, poi sono sceso 2 metri, poi sono sceso 3 metri, alla fine sono sceso a 5 metri. I disturbi diminuivano del 50%. Ma com'è possibile? Se sono un malato di mente, un pazzo, uno schizofrenico, vado sott'acqua e i disturbi spariscono? Oppure spariscono le frequenze elettromagnetiche sparate sul mio corpo e l'acqua nel mare scherma determinati attacchi e manipolazioni che creano sui nostri centri nervosi centrali o che interagiscono con i nostri centri nervosi centrali?
Allora che ho fatto? Mi sono fatto forza, mi sono fatto dare i piombi e sono sceso ancora più sotto, dai 5 ai 10 metri. Ovviamente dai 5 metri in poi diminuivano tantissimo le frequenze, diminuivano tutti i disturbi e le patologie. Ma noi non siamo delle sirene, non siamo dei delfini, non siamo dei pesci, non possiamo vivere sott'acqua, o meno che dovremmo avere un sommergibile per poter fare dei test accurati con l'elettroencefalografo direttamente sott'acqua. Ma non l'abbiamo purtroppo, oppure dovremmo vivere in una casa acquatica, sott'acqua praticamente, su Atlantide dovremmo vivere una casa praticamente sommersa duramente dall'acqua. E poi ho fatto un altro tipo di test, ho preso una barca, siamo andati a 6 miglia fuori dalla 6 miglia a largo, 6 miglia dalla riva, molte frequenze diminuivano totalmente. Ci siamo accorti una cosa molto importante. Abbiamo preso i telefonini, abbiamo guardato, non avevamo né più la linea dati, che era scomparsa, non avevamo più la ricezione del telefonino, e compariva solo un'anomala ricezione, che era la ricezione del numero di emergenza, ma guarda te! E molti disturbi erano scomparsi, ma guarda te che strano questa cosa, eh? Addirittura a largo, cioè superati tot miglia, l'amico mio ovviamente ha la radio con l'antenna, con un'antenna molto lunga, e può parlare attraverso la radio eventualmente alla capitaneria di porto o le altre persone che stanno nei paraggi, nelle altre barche, per chiedere aiuto. Ci siamo allontanati ancora di più, il numero dell'SOS sembrava che era scomparso. Allora io ho fatto un test, ho messo il telefonino in modalità aereo e ho fatto il numero del 112. Come ho fatto il numero del 112? Si è sbloccato il blocco modalità aereo e sono partiti gli squilli della telefonata. Ho fatto 3 squilli e poi ho attaccato, perché ho detto se no mi risponde qualcuno, e gli risultava che io non avevo linea, che non avevo campo. Per la sicurezza di un individuo che magari sta a largo, può essere una cosa utile, ma io credo che utilizzino quella frequenza per altri scopi, per controllarci e per spiarci, in modo che noi rimaniamo sempre in connessione con le reti dati, in connessione con le reti telefoniche. E sta uscendo un nuovo dispositivo, che è una vecchia tecnologia militare, il sistema Tetra. Il sistema Tetra che cosa fa? Clona le email del telefono, il telefono, e loro possono interagire con i telefoni utilizzando il telefono come un interfono, cioè come un walkie-talkie, come un Walkman, no, come un walkie-talkie, come una radiotrasmittente, un baracchino. Loro sparano una frequenza in un'aria, la frequenza potrebbe essere sparata da un dispositivo mobile, una postazione radio sia navale, aerea, satellitare, per individuare in una determinata area tutti i punti di trasmissione e ricezione attraverso il dispositivo di soccorso. Il sistema Tetra che cosa fa? Interfaccia i nostri telefoni attraverso una centrale operativa, che potrebbe essere mobile, in qualunque modo, navale, in qualunque modo, e loro possono comunicare anche in assenza di rete, cioè nel senso, c'è un blackout nazionale della rete elettrica, loro con questi dispositivi radio possono comunicare ugualmente con i telefonini e trasformare i nostri telefoni come dei interfoni, come vi posso dire, come dei citofoni, come dei videocitofoni, che interagiscono solo con la rete satellitare o con la rete dati del sistema Tetra, che interagisce con i nostri dispositivi. E il giochetto è fatto. Per la sicurezza questo va bene, per aiutare le persone in caso di stradine, in caso di incidenti stradali, in caso di valanghe, frane, terremoti, è una cosa molto utile. C'è solo un problema,
che non lo usano per i terremoti, non lo usano per le stradine, non lo usano per le valanghe. Ma allora, ma che cavolo che serve questo sistema Tetra? Rimane un punto interrogativo, dicono che adesso viene utilizzato per eventuali sistemi di soccorso, ma non lo so. E è successo qualcosa? Fatemi vedere. Allora, mi sa che è finita la batteria. Fatemi vedere, è finita la batteria. Infatti mi dà la spia rossa, vuol dire che la batteria si è esaurita e non capta più i segnali del mio cervello e non entra più in trasmissione di lezioni. E quindi abbiamo capito che questo dispositivo funziona abbastanza bene. Ovviamente poi faremo anche dei test quando faremo la conferenza proprio per il controllo mentale, intorno a marzo, e faremo anche questi test, ma questi test non li farò io sul palco, farò in modo che chi vuole interagire con noi e fare questi test li può fare insieme a noi, perché questa è la cosa bella. Io non voglio creare il convegno, io voglio creare uno spettacolo, un laboratorio aperto. Le persone del pubblico si possono avvicinare, vedere mentre noi facciamo i test, si possono avvicinare e vedere mentre noi mettiamo le frequenze cromatiche, mentre mettiamo l'aromaterapia, registriamo tutto, riprendiamo tutto, perché quel giorno deve essere un giorno che deve essere ricordato, non la classica conferenza, ore e ore e ore a parlare, senza vedere e senza concludere niente, no. Voi quando ritornerete a casa e ritornerete dai vostri amici direte: ah, noi sono stato alla conferenza di Milano Palmiro. Allora che cosa avete fatto? Che cosa ha detto? Ha detto, ha fatto dei test, ci ha fatto vedere uno strumento dell'MK Ultra, ci ha fatto vedere alcuni tipi di frequenze, alcuni tipi di strumentazioni, abbiamo scaricato delle applicazioni tutti quanti insieme per poter attestare determinate frequenze dei campi elettromagnetici, ci ha detto che tutti quanti insieme dobbiamo collaborare e dare l'analisi dei campi elettromagnetici, che ne so, ognuno di noi si può unire in un gruppo, tutte le persone del pubblico, io darò dei compiti, queste persone che cosa faranno? Prenderanno questa applicazione, le metteranno sui loro dispositivi, sui loro cellulari, oppure chi ha dei misuratori di campi elettromagnetici, e che ne so, una volta a settimana si fa un'analisi, che ne so, un'analisi si fa, uno la fa, che ne so, a Monte Mario, l'altra la fa a Trastevere, l'altra fa l'analisi all'Eul, l'altro, un'altra persona fa l'analisi a Firenze lo stesso giorno, la stessa identica ora, e poi tutti quanti questi dati vengono trascritti da qualche parte e vengono inviati a me e dicono: guarda, questo giorno a questa determinata ora c'era questa frequenza. Non dico di farlo tutti i giorni, però uno perlomeno può capire le varie frequenze dei campi elettromagnetici in varie aree urbane e extraurbane, oppure nei campi aperti, in mezzo ai prati, e vedere tutte queste differenze. Queste sono cose molto importanti, poi sono cose semplici e gratuite che potete fare tutti quanti. E anche voi diventate, oltre spettatori della conferenza, ma diventate nello stesso tempo tecnici e ricercatori. Questo è interagire. Questo è creare il gruppo degli angeli custodi che proteggono le persone dall'MK Ultra. Io ho delle persone che avevo contattato, che ci avevo parlato molti anni fa, che erano scettici su quello che dicevo io, sulle cose che io facevo, perché io non facevo vedere questo in tempo reale, perché non avevo i soldi per acquistare determinate attrezzature, determinate strumentazioni. Ma adesso che nell'arco del tempo sono riuscito piano piano a formichina, metto un euro da una parte, metto due euro da una parte, sono riuscito ad acquistare determinati prodotti per fare determinate analisi, l'unica cosa che devo acquistare purtroppo, anzi se voi avete la possibilità di donarmi una telecamera termica, la telecamera termica sarà utilizzata per aiutare le vittime del controllo rurale, perché io economicamente non posso spendere 200-300 euro, che minimo è quella la cifra di una telecamera termica, per poter fare le analisi termiche
sul corpo dell'individuo che viene attaccato con queste tecnologie e poi per individuare determinate parti che potrebbero essere attaccate o sollecitate attraverso le frequenze a microonde o a campi elettromagnetici o a frequenze a pressioni psicotroniche o neurali, eccetera, eccetera. Però noi possiamo, ovviamente, con questo tipo di telecamere a termine individuare anche determinate altri tipi di attacchi e manipolazioni, e questo lo potremmo fare anche al convegno, perché è una delle poche cose che mi manca. Adesso ho il misuratore delle frequenze, il termometro a infrarossi, quello potrebbe essere utile per effettuare l'analisi della temperatura di alcune parti del corpo, questo sì. Ho un termometro che serve per rilevare le temperature sia attraverso i condotti uditivi, attraverso la bocca, attraverso la fronte. Quello è molto utile. Ma se io avevo la possibilità di avere una telecamera termica per poter analizzare direttamente tutto il corpo dell'individuo per vedere quale parte è più calda e quale parte è più fredda, sarebbe stato molto più semplice, molto più facile. Poi sarebbe stato pure più semplice fare una fotografia e dare magari la fotografia alla persona che è venuta al convegno, come per dire: guarda, ho fatto questa analisi, ho notato che questa parte è più calda, questa parte è più fredda, che cosa senti su questa parte e cosa senti sull'altra parte, oppure fare un'analisi collettiva per vedere i tipi di disturbi, i tipi di frequenze che possono essere rilevati da un'analisi spettroscopica o effettuati proprio da questa telecamera termica. Visto che stiamo qui, non posso utilizzare l'analizzatore, voglio vedere un'altra cosa con questo dispositivo. Allora, noi stiamo vedendo che adesso l'analizzatore di prima è stato acceso, ma io non ho preso l'antenna in mano. E adesso mi prendo l'antenna, poi faccio vedere una cosa. E se io avvicino l'antenna senza toccarla vicino alla, vedete, non succede niente, guardate, la frequenza è minima di 50 Hz, perché lui capta, cioè se avevo un'antenna molto più lunga captavo delle frequenze più dettagliate in un certo senso, ma in un altro avrei messo delle frequenze molto più distanti. A noi non ci serve prendere le frequenze distanti, a noi ci serve prendere le frequenze che stanno sul nostro corpo, intorno al nostro corpo. E fatalità, qui non si vede niente, ma come io rimetto la mano sullo strumento, oppure guardate, la mano ponete sull'altro strumento, si amplifica tutto, guardate, stacco, tutto crolla, rimetto la mano e tutto si riamplifica. Questo è un semplice dispositivo che potremmo utilizzare anche sulle persone che saranno presenti al convegno per fare determinate analisi e dare determinati consigli relativi ai parametri che vengono analizzati da queste strumentazioni. Dando questi consigli noi possiamo dire a alcune persone: no, sembra che le tue frequenze siano stabili, sembra che non hai determinate patologie che vengono, patologie, se parliamo, simulate, io non sono un medico, io parlo di patologie della bioaurea sintetica, chiamata da me aurea animoide. Cioè noi siamo delle anime robot pilotate attraverso un sistema di radiocontrollo a distanza. Se queste frequenze del corpo non sono stabili, ma sono totalmente distorte, non creano la serenità interiore, fisiologica, mentale, e la nostra aurea, la nostra frequenza principale che sta vicino al cuore, eccetera, 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 la frequenza della lineare, eccetera, 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 si destabilizza. E questo è il loro scopo, è il loro giochetto.
Allora noi restiamo nei posti aperti, più lasciamo il telefonino lontano dal nostro corpo, più stiamo all'aria aperta, ci andiamo a fare una bella passeggiata, andiamo a fare una bella gita fuori in campagna e più siamo tranquilli, restiamo tranquilli, sereni e armonici. Per adesso un saluto a tutti amici da Emiliano Babilonia. Voglio ricordarvi che il 14 gennaio 2018 a Roma ci sarà il primo incontro caffè dell'anno Radio TV Web, incontro caffè Radio TV Web. Ci incontreremo tra amici, ricercatori, studiosi, giornalisti, scrittori, extrasensoriali, vittime del controllo mentale, tutti quanti insieme in un locale che sta a Piazzale della Radio, stazione 38, alle ore 17 e rimarremo fino alla sera. Dalle 17 alle 20 faremo la registrazione dell'incontro caffè. Dopo le 20 faremo la pericena tutti quanti insieme per passare una serata tra amici, per farci due risate e ridere su quello che ci stanno facendo, perché qui c'è da piangere. E vi dico che mi arrivano delle mail tutti i giorni di persone, le chiedo disperatamente aiuto, vi dico questo, ogni volta che leggo l'email mi viene una rabbia da prendere il computer e da spaccarlo per terra, perché dico, ma perché ci fanno questo? Perché tutte queste persone devono subire questi attacchi, queste manipolazioni e queste sperimentazioni e collaudo di queste tecnologie? Perché la cave umana deve essere rincoglionita e la cave umana deve durare più a lungo possibile, perché così possono vedere gli effetti collaterali a lungo termine. Se la cave umana non è un rincoglionito, ma è una persona sveglia, attiva, che capisce subito tutto quello che gli viene fatto, la cave umana che cosa fa? Incomincia a ribellarsi. Allora loro che fanno per non farci ribellare? Ci frustano, ma non ci frustano con la frusta vera, ci frustano con il dolore, la depressione, il blocco cerebrale, il rallentamento del ragionamento logico, e ci eliminano l'elasticità cerebrale, facendoci perdere la memoria, non facendoci dormire durante la notte, facendoci interrogatori continui, lavaggi del cervello, torture, fischi, rumori in testa, danni a più non posso al lavoro, alla nostra famiglia, ai nostri affetti, ai nostri animali, ai nostri figli, e più ne metto e più vado avanti, più le catastrofi diventano sempre più elevate. Ma se noi rimaniamo tutti quanti uniti, ci uniamo tutti quanti insieme e facciamo uno scudo, e un altro scudo che è molto importante, la divulgazione totale di quello che stiamo subendo, anche la divulgazione delle interviste e testimonianza, che è una cosa importante, sulla mia radio web Emiliano Babilonia Speaker, sull'altra mia radio web Emiliano Babilonia Miss Claude, sul mio canale di YouTube Angeli Custodi MK Oltre Italia e sull'altro mio canale Emiliano Babilonia YouTube Colloquio. Poi oggi siamo arrivati a un traguardo molto importante, 290.000 visualizzazioni sul mio blog Vittime del controllo neurale satellitare Blogspot. Mi stanno scrivendo da tutte le parti del mondo. Abbiamo fatto ieri una diretta da Londra con Salvatore Solaro, che è una cosa importante, e la potete trovare, la diretta è stata pubblicata anche su internet. Ovviamente è stata una prova che abbiamo fatto con la radio web di Salvatore Solaro. Voglio ricordare che Salvatore Solaro è colui che ha organizzato il convegno di Napoli di 2 giorni con Corrado Malaria.
e praticamente noi abbiamo parlato. Io addirittura dovevo stare lì a Napoli per fare tutte le riprese e per fare l'intervista a Corrado Malanga, ma purtroppo ho avuto dei contrattempi e non sono potuto andare a Napoli a fare tutte le riprese e le interviste direttamente sia a Salvatore Sorano che sia a professor Corrado Malanga. Però amici, vi posso dire solamente una cosa. Il 14 gennaio 2018 noi ci incontriamo tutti quanti a Piazzale della Radio, stazione 38, alle ore 17. Così stiamo una giornata insieme. Ci dobbiamo buttare tutto dietro le spalle, farci due risate, non pensare a quello che ci stanno facendo, perché quando noi siamo uniti siamo una forza. Se invece rimaniamo singoli, ci possono attaccare e manipolare come loro vogliono. Invece, quando stiamo tutti insieme, ci possiamo sfogare e dire tutto quello che ci stanno facendo. E loro lo sanno perché noi registriamo tutto e tutti diventano testimoni di tutti. E questa è una cosa importante. Adesso vi lascio, amici, perché mi voglio vedere il secondo film di Cocoon, il film di quelli alieni, cioè alieni di luce che vengono sulla Terra e interagiscono con le persone anziane, siccome c'è stato il primo film che mi è molto piaciuto, allora volevo vedere il secondo film, Cocoon 2, per vedere insomma come va a finire questa interazione tra terrestri e alieni di luce, come vi ricordate che loro avevano praticamente sepolto sotto il mare dei pozzoli, una sorta di uova dove all'interno c'erano questi alieni di luce. Quindi voglio vedere come va a finire il secondo film. Un saluto a tutti, amici da Milano Bambino. Vi aspetto 14 gennaio 2018. Se ho detto 2017 prima, scusate, 2018, e vi voglio ricordare che l'evento è gratuito. Voi venite, se volete il caffè, lo prendete al caffè e lo pagate. Se non volete prendere niente, volete stare con noi. Chiacchieriamo, parliamoci, facciamo qualche foto, facciamo le registrazioni, che è una cosa importante, e poi pubblichiamo tutto quanto su YouTube e sulla radio web, in modo che tutti possano ascoltare quello che è successo, gli argomenti che abbiamo discusso il 14, e aspetto ovviamente dal 14 in poi, aspetto le nuove prenotazioni delle persone che vorranno venire al nuovo evento che faremo il prossimo mese. Perché siccome abbiamo detto, se il primo evento va bene, ne faremo un altro. Se il secondo evento va bene, incominceremo a farlo uno una volta al mese. Perché una persona non può venire un giorno, ma ne viene un altro. E chi è che parla del controllo mentale dell'MK Ultra, del progetto Monarch, e fa testimoniare le vittime del controllo neurale con esperti, ricercatori e giornalisti che parlano di argomentazioni a 360 gradi in un evento unico che viene fatto una volta al mese a Roma, dove chiunque può partecipare e dove la radio di Emiliano Babilonia è la radio del popolo sovrano? Dove si trova una cosa del genere? Qui censurano tutto, bloccano tutto. Invece noi registriamo, montiamo la registrazione e la pubblichiamo. Ci bloccano la registrazione, la prendo e la ripubblico su un altro canale. Ci bloccano l'altro canale, la prendo e la ripubblico su un altro canale ancora. La diretta web la possono bloccare e censurare, ma una registrazione no. Un saluto a tutti, amici di Emiliano Babilonia. Vi auguro un'ottima e una felice serata armonica, e che spero che tutte le vittime del controllo mentale questa sera possano stare sereni e tranquilli nel pensare che a Roma esiste l'associazione che tutelerà le vittime del controllo neurale, e vittime del controllo neurale satellitare, Blogspot, il mio gruppo, si è unito all'associazione Centro Italiano Ricerche per aiutare e tutelare i diritti umani, i diritti dell'uomo, i diritti del cittadino, e per tutelare questi abusi di torture fisiche e psicologiche che vengono subiti dalle vittime del controllo orale, dalle persone indifese,
che vengono sottoposte a trattamenti disumani. E siccome adesso abbiamo anche lo studio degli avvocati che tutelerà le vittime del controllo neurale, il passo adesso lo dovete fare solo voi. Dovete venire da noi, parlare con noi, cercare di trovare una soluzione tutti quanti insieme per sostenere, aiutare anche chi non ha capito quello che gli sta accadendo e anche chi è più attaccato e più manipolato di noi, perché noi adesso siamo diventati i maestri di noi stessi e noi dobbiamo insegnare a chi sta arrivando adesso da noi a fargli capire che sono entrati in un mondo in realtà virtuale e che tutto quello che loro stanno subendo è solamente una manipolazione radiocognitiva attraverso frequenze fisiologiche che, se vengono prese in tempo e bloccate in tempo, non creano danni. Ma se voi vi lasciate andare e vi fate attaccare in continuazione da questi sistemi, da queste frequenze, con queste patologie, nel passare del tempo vi possono creare danni seri, perché queste frequenze e patologie possono creare anche leucemie, ischemie cerebrali, trombosi, neurismi, tumori, eccetera, 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 eccetera. Ma se noi preveniamo e blocchiamo prima le frequenze, le campi elettromagnetici, eccetera, 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 possiamo trovare una sorta di scappatoia per deviare questo flusso di frequenze che creano danni e patologie al nostro corpo e al nostro cervello. Un saluto a tutti amici da ricercatore indipendente Emiliano Babilonia. E poi ricordatevi una cosa: adesso io insegno a voi, l'indomani voi insegnerete a me e un indomani ancora voi insegnerete ad altre persone, perché noi siamo in un certo senso angeli custodi virtuali. Per questo ho chiamato il mio canale di YouTube Angeli Custodi, perché proteggiamo le persone dall'MK Ultra. Un saluto a tutti amici di Emiliano Babilonia. Se volete scrivermi, vittime del controllo neurale @gmail.com. Bye!